Ottima la risposta degli under 12 alle vaccinazioni. Test importante, flussi consistenti. L'hub regionale di Corigliano Rossano, incontrata Brillia, ha aperto le porte ai bambini dai 15 ai 12 anni. Stanno venendo, ovviamente cerchiamo di rassicurarli, accoglierli bene, renderli partecipi dell'importanza della cosa, eppure siano piccoli, e poi li allietiamo con un po' di dolcini. La brusca accelerazione è pervenuta dai dati poco confortanti dei contagi, che travolge anche l'età dell'infanzia. Le maggiori percentuali di Covid, di malattie da Covid, riguarda proprio le fasce di età più piccole, e quindi è bene che si vaccinano il più presto possibile. Anche l'approccio con la punturina non è stato poi così negativo. È solamente un pizzicotto, non fa male. Dura, dovete contare fino a 4 o a 5, chiudendo gli occhi. Ed è passato tutto, non sentite niente, non è niente. Le mie sorelle hanno un po' paura, ma io l'ho già fatto un po' di volte un altro vaccino. Il vaccino non fa male, serve per togliere il coronavirus. Io non ho paura di farmi il vaccino, anzi me lo voglio fare subito. La figura del pediatra e l'invito a vaccinarsi. Per ridurre la diffusione di questo virus, l'unica arma che abbiamo è la vaccinazione. Limitata persino l'opera di convincimento. Per il bambino no, è stato lui a chiederlo, anzi siccome a febbraio faceva il compleanno, dice mi fate questo regalo, perché fa 12 anni a febbraio, però visto che hanno autorizzato anche i 5-11, abbiamo anticipato ad oggi. No, assolutamente, lui è convintissimo, anche perché ha visto casi in famiglia purtroppo, e quindi al di là di quello, insomma, è pienamente convinto. Il vaccino è una cosa utilissima per combattere il Covid, come il vaccino antinfluenzale, solo che è un po' più potente, anziché un quarto, quindi non è tanto, quindi fatevi tutti il vaccino.